Vi parlo da Piazza della Pace di Bagnarripoli, nobilitata dalla presenza di un capolavoro dell'arte contemporanea come la grande opera di Marcello Guasti che la sovrasta, dove oggi domenica 28 maggio 2017 si apre uno dei due accessi, l'altro è sulla centralissima via Roma del ristorante Bistrò Coccio Pesto, un locale che ha, perlomeno da quanto si evince dalla partecipazione di oggi, dovrebbe catalizzare l'interesse intergenerazionale, perché ci sono giovani, giovanissime, persone di mezza età e qualcuno anche come me in età avanzata, perché questo spazio è uno spazio di fruibilità pubblica e quindi un valore aggiunto da oggi per la comunità di Bagnarripoli. Francesco Casini ovviamente è il sindaco, lo conoscono bene i nostri telespettatori, giovane sindaco di Bagnarripoli, credo orgoglioso oggi che la comunità ripolese possa fruire di un richiamo importante che serve anche per dare visibilità a quest'opera che magari non è di prima visibilità perché non è su una strada di grande scorrimento, però è un'opera destinata a rimanere nella storia dell'arte contemporanea. Esattamente così, è sempre un bel giorno quando si aprono attività economiche e anche oggi si apre un ristorante, un nuovo ristorante qui a Bagnarripoli, è sicuramente un bel evento, un po' perché qui si fa dell'ottima cucina, un po' come si diceva prima, la possibilità di ridare vitalità a una piazza come quella della Piazza della Pace, che è una piazza forse secondaria qui a Bagnarripoli, però molto importante, come dice lo stesso nome, anche evoca un bellissimo messaggio di pace e messa subito in risalto dalla bellissima opera di Marcello Guasti. Quindi una bellissima giornata che fa anche ben sperare, perché dà un'attività in più, un punto di ritrovo in più a Bagnarripoli, quindi è sicuramente un valore aggiunto per il territorio e per questa frazione che è il capoluogo, Bagnarripoli. Sono insieme a Antonio Pieri di Idea Toscana, i nostri telespettatori lo ricorderanno non solo per uno speciale dedicato alla sua azienda, un'eccellenza nel panorama toscano della cosmesi biologica, però lo ricorderanno anche come sponsor di una importante mostra che ha consentito allo Spazio delle Arti La Soffitta di Sesto Fiorentino di proporre per la prima volta, nonostante non sia più giovanissimo, il maestro sestese Piero Biondi, una mostra inedita che grazie alla soffitta e grazie alla sponsorizzazione Idea Toscana è stato possibile presentare al pubblico e ovviamente anche ai nostri telespettatori. Oggi l'artista viene riproposto in un contesto più intimo e più accogliente, quello del nuovo ristorante Bistrò Coccio Pesto di Bagnarripoli. Nel giorno dell'inaugurazione è stato organizzato anche il vernissage della mostra, che quindi ha la possibilità oggi di essere vista da un numero incredibile di persone, perché oggi, come vedete dalle immagini, ci sono tantissime persone a questa doppia inaugurazione. Sì, è uno dei locali della famiglia Meli, che hanno tre locali a Firenze. Questo è particolarmente carino, è una casa di campagna stupenda qui sulla strada per andare poi nel Chianti, e quindi ci faceva piacere riproporre Piero Biondi, artista del territorio, in questa ambientazione straordinaria. E quindi un grazie a tutti quelli che sono intervenuti, numerosissimi. Allora, per chi non avesse avuto l'opportunità di vedere il precedente servizio, ricordiamo perché tu hai spinto il maestro e professor Biondi, perché per tanti anni ha insegnato e a Sesto è conosciuto come professor Biondi, lo hai spinto a esporsi in una prima mostra e soprattutto rispiega il legame familiare che intercorre ormai da tanti decenni fra la tua famiglia e Piero Biondi. Sì. Sono due famiglie note a Sesto Fiorentino, ci conosciamo da sempre, Piero è un po' più avanti di me negli anni, ma io ho sempre avuto questo faro davanti, questa personalità molto complessa, eclettica, che ha fatto le cose straordinarie, e appena ne ho avuto l'opportunità e la possibilità ho pensato di sponsorizzarlo. Lui stranamente si è reso disponibile e abbiamo creato appunto la prima mostra, l'inedito di Piero Biondi, che è stato un grandissimo successo, e adesso io sono diventato un po' il suo promoter. Tutte le volte che trovo l'occasione di far conoscere alle persone la qualità del suo lavoro, io mi faccio in quattro. Ecco, ovviamente gli spazi del Coccio Pesto non consentono di proporre tutta la varietà di espressione artistica di Piero Biondi, c'erano i foulard, c'erano i gioielli,
Carnelli, tante cose. Però rimandiamo i nostri telespettatori al nostro canale YouTube, cliccando la soffitta Piero Biondi troveranno quel servizio dove potranno vedere anche tante opere create dall'ingegno di questo straordinario artista. Perfetto. Bene, allora a questo punto credo che Piero sia già qua vicino a noi, e anche se è molto schivo e cerca di evitare in tutti i modi le interviste, come ha cercato per tanti anni di non esporre le proprie opere. Perché, professore, per tanti anni lei si è celato? Perché mi sono un po', mi sentivo gli occhi che ho dipinto nei quadri, me li sentivo tutti addosso. E quindi questo mi ha un po' bloccato. Poi dopo... ormai il ghiaccio è rotto e quindi sì, lei è pronto per regalarci tante altre mostre. Si vedrà. Lei ha insegnato per tanti anni, ma i suoi allievi non gliel'hanno mai chiesto perché lei non esponeva i suoi lavori? Me l'hanno chiesto, sinceramente sì. Però ecco, l'ho sempre detto... Questa riservatezza ha avuto il sopravvento. Sì. Allora, noi abbiamo rimandato ai telespettatori anche la visione del precedente filmato, che era molto più esaustivo di quanto possiamo fare oggi, perché ci sono concomitanti due impegni importanti, il vernissaggio ma anche l'inaugurazione ufficiale del ristorante, del locale. È possibile definirla in maniera univoca, anche se la sua forma d'espressione artistica è poliedrica? Sì. Sì, cioè il tema della natura predomina, la figura femminile e molto spesso per un periodo di una decina d'anni mi piaceva dipingere il cielo e la luna, ecco, più che come visioni romantiche, qualcosa come qualcosa che mi stava guardando, come se gli occhi... Diciamo di trascendente, possiamo dire così. Qualcosa, sì, che mi stava un po' osservando e quindi... Beh, abbiamo già fatto un piccolo miracolo, sì, vero Antonio, a far parlare il professore? Sì, infatti hai già qualche progetto, sì, ce n'ho uno molto ponte bello, in cantiere, sì, per proporre? Molto bello, perché grazie anche a mio figlio che lo sta aiutando, Piero sta iniziando a dipingere con le nuove tecnologie e quindi forse se proseguirà in questa nostra avventura lo vedremo presto anche come autore su web. Abbiamo delle idee, non ci sembrano non indifferenti. Quindi poi noi faremo saremo sapere. Convocati assolutamente, assolutamente quel momento per proporre questo. Anzi, guarda, ti voglio regalare un'anteprima assoluta. Questo è il primo quadro che Piero ha fatto l'altra sera, fra l'altro a cena, perché Piero ha una capacità di sintesi straordinaria. Questo è il primo quadro dipinto su web da lui, su un iPad, e io ne ho una replica qui sul telefonino. Possiamo farlo vedere ai telespettatori, magari la nostra regista Claudia Seville riuscirà da par suo a ingrandirlo in maniera tale che possa essere valutato anche nei dettagli. Giovanni e Martina sono la seconda generazione della famiglia che gestirà da oggi il Coccio Pesto. Come ci ha detto Antonio Pieri poco fa, è una famiglia che ha anche altri locali, uno famosissimo a Lantello, un altro altrettanto famoso a Firenze in via dell'Agnolo, il Vinaino. Allora, da oggi c'è questo terzo locale dove le persone che verranno a Bagnarripoli troveranno cosa? Troveranno una cucina tipica toscana rivisitata dal nostro chef Ariel, quindi una sua cucina che appunto propone piatti della tradizione toscana, e il nostro chef Ariel adesso ci potrà un po' introdurre. Ecco, però noi vorremmo sapere anche quale sarà l'accoglienza oltre ai piatti, che ovviamente sono la prima attrazione per chi viene a mangiare in un ristorante, però spesso si valuta anche il clima, l'humus che si trova in un... Sicuramente sarà un ambiente familiare,
dove le persone che verranno a trovarci avranno tutte le coccole di una mamma e di una cucina amorevoli che sapranno consigliare i piatti migliori e niente. Usiamo tutti i prodotti del territorio del comune di Bagnaripoli, quindi abbiamo aziende appunto del territorio. Tutti i prodotti tracciabili. Tutti i prodotti tracciabili del territorio proprio di Bagnaripoli, da olio e vino. Vogliamo ricordare gli orari, i giorni d'apertura? Certo, allora gli orari la sera 7 giorni su 7, mentre a pranzo dal giovedì alla domenica. Giorno di chiusura? Giorno di chiusura mai. Mai, perché a noi ci piace lavorare e ci piace accogliere. La casa è sempre aperta 7 giorni su 7 e quindi è giusto che anche... Benissimo, una buonissima. Allora, Ariel, il giovanissimo, qui è uno staff totalmente giovane, giovanissimo chef. Allora, se domani sera a cena uno dei nostri telespettatori decidesse di venire al Coccio Pesto, quali piatti li suggerisci? Ma anche da partire da una semplice carrettiera, che è un piatto comunque sia base della cucina toscana, ma saper fare una salsa di pomodoro comunque non è comune a tutti, e ritrovare un gusto anche di un pomodoro dal cuore di bue al grappolo tutto semplice che possiamo trovare qua a 1 chilometro, ritrovare una salsa di pomodoro vera e pura, non credo che sia comunque, dalla semplicità che non è semplice né da rivisitare né da replicare, perché non parliamo della concorrenza, sì. Ma... Un telespettatore dovesse venire a pranzo e magari dovesse scegliere un piatto un po' più leggero perché poi deve rientrare a lavorare, cosa consiglieresti? Possiamo fare anche un'insalata di puntarelle con le acciughe, dei carpacci di tonno, ma io vi consiglio di venire, poi ce la vediamo. Le sorprese non mancheranno. Esatto, esatto. Bene, allora ricordiamo Coccio Pesto, via Roma 165 Bagnaripoli. Bagnaripoli. Bene, vi aspettiamo. Vi aspettiamo tutti quanti. A Coccio Pesto.